Oh, bene, adesso che abbiamo il nostro visto, possiamo tornare da Oscar. Spero che sia tutto ok adesso. Ma come al solito c'è sempre qualcosa che non va. Adesso magari mi dice no, Kate Walker, la firma non è leggibile. E io, basta Oscar, mi hai rotto. Ok, torniamo di qui. Andiamo dal nostro caro Oscar. Ok, facciamoci qua. Richiesta rifiutata, Kate Walker. Ah no, scusa, aspetta, aspetta, aspetta. Allora è più tardi, o Sì. no, 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 cosa ho fatto? Aspetta un attimo. Cos'è La successo? prego, Oscar, una buona volta lasci perdere tutte le sue dannate procedure. Richiesta rifiutata, Kate Walker. Ok, però io ho il visto, missione. Oscar, non pensa che abbiamo già perso troppo tempo? Lei non è stata abbastanza veloce a trovare. Lei è davvero sfacciato, Ma si è rifiutato di scusa. darmi un aiuto che avrebbe potuto essere prezioso. Glielo concedo, Kate Walker. Se lei non fosse sempre così cavilloso, non ci sarebbero problemi. Non lo Cavilloso. so, Kate Walker. Oscar, la prego, risaliamo sul treno e partiamo. Sì, Kate Walker. Favorisca il visto. Ah. Ma io ce l'ho il visto, come faccio, scusa, a darglielo? Allora, più tardi. Sì. Allora, aspettate, perché mi sto perdendo, scusa. Visto è questo qua. Ah, dovevo far così. Io pensavo di Ecco parlare, il glielo dava in visto. Spero che automatico. sia tutto in ordine, mio caro Oscar. È tutto ok, Kate Walker. Sì, è in Meno ordine. male. Ecco il suo biglietto. Grazie. Ah, pure, un altro biglietto. Non basta quello che ho. Adesso voglio leggere il biglietto. Ah, ecco. Titolo di viaggio con treno meccanico. Stazione di partenza Barrockstad. Questo titolo di viaggio è valido per una persona e deve essere esibito al personale di controllo nell'ambito della zona di percorrenza. Buon Non mi viaggio, dice dove Kate Walker. andiamo, però. Allora possiamo andare adesso? Muoviti. Sì, siamo già molto in ritardo, Kate Walker. È colpa tua. Si lamenta pure che siamo in ritardo. Dai, saliamo. Andiamo ai posti di partenza. Ok, si va? Kate Walker, favorisca il biglietto, prego. Davvero? Cioè, me l'hai appena dato. Toh. Oscar, prenda. Perché gli hai risposto con questa voce gentile? Grazie, Kate Walker. Bene, ora la pregherei di prendere posto, Kate Walker. Subito, Oscar. Si sta alterando pure lei. Si siede da sola, no? E si riparte.
non ti fermare qui, che non mi piace per niente. Aiuto. Oscar. Oscar mio. Cosa succede? Di qua per forza, perché di qui non mi fa andare. Qui si può andare. C'è una leva qua. Vai, vai, tirala. È un ascensore. No, no, aspetta però, non so dove porta. Vediamo di trovare Oscar prima di tutto. Gli chiediamo dove siamo. Non facciamo cose di cui potremmo pentirci. Dov'è Oscar? Kate Walker! Kate Walker! Dimmi. Che cosa succede, Oscar? Perché il treno si è fermato di nuovo? Dove siamo? Purtroppo le molle della locomotiva sono nuovamente distese, Kate Walker. Che quanto cavolo. A sapere dove siamo, non ne ho la benché minima idea. Mi fa piacere. Bene, bene. Quindi, mio caro Oscar, dobbiamo andare alla ricerca di un caricatreno, sperando che in questo posto ce ne siano. L'atmosfera di questo luogo è talmente viziata che non ho nessuna intenzione di scendere dalla locomotiva e rischiare di corrodere per sempre le mie articolazioni. Hai capito, il signorino? Ah, che sorpresa! Ok, dobbiamo cercare di... ricaricare il treno. A più tardi, Oscar. Non mi muovo di qui, Kate Walker. Non avevo dubbi. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa che ci può essere utile qui. Cosa c'è? La porta è chiusa a chiave. Ah, ok. Dovrò trovare un'altra strada. Va bene. Lasciamo perdere allora. Avanti, poi devo vedere quell'ascensore lì. Che cos'è? Qui sopra c'è qualcosa. Qui c'è una scala. La nostra Kate è intrepida. Non ha più paura di nulla. Cos'è? Un abitacolo questo. Qui cosa abbiamo? No? Mi sembra che manchi un pezzo perché possa funzionare. Ok, manca un pezzo. Noi nell'inventario non abbiamo più nulla. Bene. Qui cosa c'è? Un altro cilindro. Bene. E la foto di questo automa gigante. Con una X qui, cosa vuol dire? Ah, no, non ho capito. C'è qualcosa giù? E una leva. Vediamo se la leva funziona qua. No. Ah, ecco. Devo farlo arrivare fino al treno, forse? Però qui, sulla sinistra... Che cos'è quella cosa lì? Sembra una zona dove ci si può andare. Aspetta un attimo. Esci fuori? O no? O mi sono sbagliata? Non vedo una strada. Ah sì, guarda! Cosa c'è qua? Ah, però non ho nulla per entrare. Niente, allora. Ci pensiamo poi. Direi di tirare ancora avanti questo automa. Così vediamo se riusciamo in qualche modo a ricaricare il treno. Torna qui. Vai ancora su.
Ecco qua. Bene, l'abbiamo fatta. Questa volta è stato molto facile ricaricare il treno. Siamo già a posto. Bene, bene. Usciamo da qui. Andiamocene giù. Torniamo da Oscar. Che c'è? Non posso passare di qui. Come no? Devo tornare tutto indietro. Ah. Ma buttati giù, non è alto. Buttati che è morbido. Allora, tiriamo via le scene. Ok. Tanto le abbiamo già viste. Ah, ecco, qui c'è la scaletta che va proprio giù. Ecco perché. Bene, torniamo da Oscar. Oh, è questo? Ehi, lei! Chi è questo tizio? Non so perché, ma ho come la sensazione che abbia rubato qualcosa. Non mi piace. Aspetta, è andato di qua. Vai a vedere. Controlla. La porta è chiusa chiave. E mannaggia però. Dovrò trovare un'altra strada. Andiamo a chiedere a Oscar. Che lui sicuramente dirà: no, ma Kate Walker, vada lei, io non sono in grado. Dov'è? Qui non c'è. Già che ci siamo, ascoltiamo anche il cilindro. Oscar? Dov'è Oscar? Qui non c'è. Allora, ascoltiamo il cilindro intanto, già che siamo qua. Cilindro di Komskolgrad, si chiama così questa città. Mio caro fratellino, che gioia ricevere tue notizie dopo i lunghi anni di silenzio durante la guerra. Dunque sei arrivato fra i sovietici. Qui si sentono cose inquietanti sul loro conto. L'ambiente malsano di quella orribile fabbrica di cui mi scrivi non mi sembra che giovi alla tua salute, anche se lì ricevi il giusto riconoscimento per il tuo talento e gli automi che progetti stanno piano piano sostituendo gli operai nei lavori più faticosi. Sono orgogliosa del fatto che gli automi Vorarlberg contribuiscano, anche se in minima parte, a migliorare la vita delle persone. Qui a Valadilen cerchiamo, per quanto è possibile, di lenire le ferite di guerra. Alcuni sono tornati, altri no. Lentamente la vita riprende il suo corso. Ti bacio, Anna. Sempre molto tristi questi ricordi di Anna. Poi mi rattristo anch'io ogni volta che li sento. Ok, vediamo se Oscar è qua, se no dobbiamo cercarlo fuori. Oddio, Oscar. Oh, cavolo. Oscar, mi risponda. Liberiamolo. Aspetta, qui c'è qualcosa per terra. Non metterlo nel giacchetto. Dobbiamo forse usarlo. No. E allora liberalo a mani nude. Sta bene. È assolutamente inammissibile, intollerabile, inqualificabile. Io sono stato attaccato. Attaccato? Come? È stato attaccato? L'ha minacciata quel tizio. Le mie mani non le ho più. Oh, cavolo, è vero? Non le avevo notate. Non ha più le mani. Ma chi ha potuto fare una cosa simile? Che cosa succede qui? La cosa certa, Kate Walker, è che questo odioso furto può essere stato commesso solo da un barbaro, un individuo che non conosce le regole del Galateo e del rispetto. Eh no, direi di no. Ha visto il suo aggressore? Cos'è successo esattamente? Ecco, ero indaffarato a pulire un po' in giro. Con tutta questa polvere mi sono detto che non avrebbe fatto male. Oscar. Sì, dunque ero indaffarato quando improvvisamente ho sentito due potenti braccia che mi afferravano dalle spalle e mi legavano saldamente prima che avessi il tempo di difendermi. Volevo chiamarla, ma il mio aggressore mi ha imbavagliato prima che ci riuscissi. Poi, con delle pinze spaventose, ha smontato le mie mani. È stato atroce. Le credo, mio povero Oscar. Poverino. Ma l'ha visto?
Un vero barbaro, le dico. Gli occhi iniettati di sangue, i denti in acciaio, la pelle a scaglie marroni e per giunta emanava un odore pestilenziale. Un mostro, Kate Walker, un mostro armato. Si calmi, Oscar, si calmi. Tutto si sistemerà. Poverino. Aiuto, vediamo se con aiuto... Non può dirmi di più, Oscar? Le ho detto tutto, Kate Walker, e vorrei non pensarci più. Va bene. Bene, io vado. Stia attento, Oscar. Perché c'è un vestito da donna? Ah no, forse era il soprabito di Kate. Ma no, non è possibile, non l'aveva mai portato qua il suo soprabito. Ok, comunque... quel tizio gli ha rubato le... Ma qui c'è una valigia, aspetta... Apri. Inutile caricarmi di altre cose. Ah, non la apre. Peccato, peccato. Allora, a questo punto direi di provare quell'ascensore che abbiamo visto fuori. Visto che la porta è chiusa e dall'altra parte non possiamo... Ah, però abbiamo questo. Le forbici per metalli.